Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Forlì Dante Total Accumegia, sesta edizione, l'edizione 2020 che non dimenticheremo facilmente per i noti problemi legati al virus che ci ha costretto a questo lungo lockdown e a questa lunga astinenza da incontri pubblici che sono stati dirottati per quanto riguarda la nostra manifestazione. Sul web con interventi video che stanno andando in rotazione sul canale YouTube, al quale potete iscrivervi, al canale Associazione Culturale Direzione 21 della app o del programma su computer del sito YouTube. Oppure anche sulla pagina social Facebook di Direzione 21 che trovate facilmente collegandovi con la vostra utenza Facebook e cliccando mi piace alla nostra pagina. Bene, le conferenze che dovevano tenersi si sono interrotte improvvisamente. Siamo riusciti a svolgere la conferenza di giovedì 6 febbraio, il bestiario dell'aldilà, gli animali nella commedia di Dante. Una presentazione a cura del professor Giuseppe Ledda. Dopodiché, prima abbiamo rimandato gli eventi a data da destinarsi e poi abbiamo deciso invece di programmarli in questa maniera, con interventi video sul web. E così abbiamo celebrato il ricordo del carissimo amico e socio Gianfranco Bendi il 16 aprile con un video che potete vedere anche ora collegandovi alla pagina Facebook di Direzione 21 e al canale YouTube di Direzione 21. L'incontro, la commedia di Dante tradotta da Gianfranco Bendi, un patrimonio di memoria e tradizione, una presentazione che abbiamo curato io, Marco Viroli e Franco Palmieri con letture di Maurizio Mambelli. Ecco, come vicepresidente dell'Associazione Culturale Direzione 21, introduco al prossimo invece evento che doveva tenersi seguendo il calendario ormai è andato in disuso perché tutto quanto è stato rivisto e riprogrammato. Doveva tenersi mercoledì 22 aprile alle 17:30 Dante e l'Italia, ovvero come celebrare bene il Dante D, una presentazione a cura del professor Alberto Casadei. Lo spostamento è stato relativo in questo caso di un solo giorno, giovedì 23 aprile alle 18:30. Questa presentazione andrà in programmazione sui canali e sulle pagine che vi ho detto poc'anzi. Chi è Alberto Casadei? Alberto Casadei, prima di tutto, è un amico di Direzione 21, è un forlivese, nato nella nostra città nel 1963. Però ha studiato all'Università Normale di Pisa e ora insegna letteratura italiana all'Università di Pisa. Nella sua carriera di saggista e di scrittore e anche di accademico si è occupato di testi dal 3 al 500, con particolar modo riferimento a Dante, Ariosto e Machiavelli. E alla poesia e alla narrativa contemporanee, anche in una prospettiva comparatistica e teorica. Tra le varie opere che ha pubblicato, io ho nella mia biblioteca, nella mia libreria, questo piccolo libro Poesia e Ispirazione, un libro che scandaglia i vari motivi di ispirazione per i poeti, un libro che è uscito qualche anno fa, è uscito nel 2009 per Luca Sossella, editore di Roma, ma non è certamente il libro più importante perché fra i suoi ultimi studi vanno ricordati sempre del 2009 Poesia e Ispirazione, del 2011 Poetiche della Creatività, Letteratura e Scienze della Mente. Del 2014 Letteratura e Controvalori, Critica e Scritture nell'era del web.
Nel 2018 è stata ripubblicata la sua monografia su Eugenio Montale per I tipi del mulino e il suo studio Biologia della letteratura, corpo, stile, storia, edito dal Saggiatore, è uscito nel 2018 e è stato dedicato a questioni di poetica cognitiva, un testo che è stato ampiamente recensito e presentato su quotidiani e siti online e segnalato a premi nazionali e internazionali come il Mondello, di cui ha vinto la sezione saggistica. L'ultimo volume che ha dato alle stampe, che è uscito nel 2019, riguarda proprio Dante. Dante, nuovi accertamenti e punti critici. Un libro che certamente tutti noi appassionati del sommo poeta leggeremo in qualche modo, lo acquisteremo e lo leggeremo. Oltre a questo, ha tenuto conferenze un po' in tutto il mondo, direi, sì, in Europa, a Berlino, Potsdam, a Bruxelles, a Losanna, a Madrid, a Monaco di Baviera, a Parigi, ma anche negli Stati Uniti, a New York, Princeton e altre sedi universitarie, accademiche importanti, in cui Alberto Casadei ha portato la poesia, Dante e un po' anche la nostra città di Forlì. Bene, non ho molto altro da aggiungere, se non che vi daremo notizia a breve riguardo alle camminate dantesche che dovevano tenersi tra maggio e giugno, e anche riguardo alla maratona dantesca che stiamo valutando, per la quale stiamo valutando il modo per come poterla tenere entro il 2019 e, se possibile, entro l'estate del 2019. Bene, io lascio a questo punto la parola ad Alberto Casadei, che ci illustrerà il tema della conferenza, ovvero Dante e l'Italia, come celebrare bene il Dante Dì. Il Dante Dì che è stato fissato, si è già svolto in maniera telematica quest'anno, è stato fissato ogni anno per il giorno 25 marzo. Bene. Grazie a tutti da parte mia e da parte di Direzione 21 e del Comune di Forlì, che insieme all'Associazione Culturale è organizzatore di questa manifestazione, giunta quest'anno alla sesta edizione. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Alberto Casadei e avrei voluto parlarvi di persona il 22 aprile di questa nostra iniziativa Dante per il 2021 con Direzione 21 a Forlì, con tanti progetti assieme anche alla Fondazione Cassa dei Risparmi per far arrivare a Forlì tanti scrittori, tanti critici, tanti importanti studiosi e artisti nel nome di Dante. E questo progetto lo manteniamo, naturalmente speriamo che tutto per il marzo-maggio del 2021 sia diverso, però adesso siamo in questa situazione così di assoluta impossibilità anche solo di vederci, di incontrarci nell'ambito di un incontro appunto del tutto piacevole, e quindi dobbiamo così cercare di mantenere almeno viva questa nostra comunità di amici di Dante, e almeno via video voglio arrivare a voi, appunto, anche se speriamo davvero di poterci incontrare di persona nei tempi più brevi possibili. E quello che vi avrei detto nell'incontro fisico, se ci fossimo visti a Palazzo Romagnoli il 22 di aprile, riguardava il Dante Dì, questo importantissimo evento che doveva partire nel 2021, il 25 di marzo, data di inizio del viaggio ultraterreno di Dante, anche se molto spesso si legge che sarebbe l'8 aprile, ma in realtà appunto è molto più probabile che l'inizio sia il 25 di marzo del 1300, perché è il primo giorno dell'anno per un fiorentino, è il giorno dell'incarnazione di Cristo, ma anche quello
in cui Cristo sarebbe stato crocifisso, e quindi naturalmente è quella la data che ormai tutti gli studiosi più autorevoli ritengono giusta per l'avvio del viaggio di Dante. E quindi è stato scelto anche come Dante D, tutti gli anni, in modi creativi, in modi vari, senza obblighi, si ricorderà Dante appunto il 25 di marzo, con la possibilità sempre di inventare qualche cosa che sia degno di lui, della sua grande capacità inventiva appunto di parole, di narrazione che tuttora ci sorprende per la sua modernità e di tutto quello che Dante ancora rappresenta, quindi certamente fondamentali gli studi, fondamentali tutti gli aspetti che in qualche modo riguardano la migliore conoscenza di Dante, ma fondamentale anche la sua capacità di arrivare fino a noi. E Dante quindi per questo Dante D, che appunto doveva essere legato al 2021, ma in realtà è nato già nel 2020, ci sono stati moltissimi eventi appunto in rete, tanti collegamenti con le scuole, tanti video e tanti altri aspetti che appunto potete ancora recuperare andando a girare in internet. Ecco, dicevo, questo Dante D ricorda anche a tutti noi che abbiamo dei legami e Dante è stato uno dei primissimi che in qualche modo ce l'ha fatto capire. Quando ancora l'Italia era soltanto una ipotesi, una speranza per molti, ma non era ancora fattivamente, concretamente pensabile che ci fosse un'unità, ecco che Dante già veniva considerato un autore di riferimento per tutto quello che poteva essere in futuro la nostra nazione. E questo avrei voluto ricordare con un percorso molto semplice che unisce alcuni grandi monumenti danteschi a alcuni grandi autori, alcune grandi opere appunto dedicate al nostro massimo poeta. E sarei partito, parto adesso per questa breve sintesi, da Leopardi. Sapete appunto che sopra il monumento di Dante è una delle canzoni che Leopardi compone per prime nel 1818, quando si pensava che in tempi rapidi sarebbe stato compiuto a Firenze questo cenotafio, questo monumento appunto soltanto per ricordare che Dante dovrebbe essere a Firenze per la sua nascita e per quello che è stato, mentre invece appunto ovviamente la tomba è romagnola a Ravenna, come tutti sappiamo, e tale rimarrà perché certamente l'esilio è rimasto purtroppo per Dante il modo in cui appunto è vissuto fino all'ultimo, fino alla sua morte fra il 13 e il 14 settembre del 1321. Ricordo questi dati solo perché appunto pensare che un poeta a distanza di 6 secoli, come era in quel caso, e ora di 7, come è nel nostro, sia davvero importante la sua storia, la sua biografia, ma soprattutto la sua poesia sia fondamentale, non è facile. Ecco, allora provo adesso, spostando un po' con i miei mezzi modesti il cellulare, a farvi vedere com'era appunto questo cenotafio. Molti lo conosceranno. Purtroppo appunto anche all'epoca ci furono tanti ritardi e Stefano Ricci, che era il progettista, riuscì in sostanza a completare l'opera, insomma le maestranze e coloro che diciamo eseguirono il monumento per Santa Croce, questo cenotafio, la completarono soltanto nel 1830, quindi ben 12 anni di attesa. Ma appunto la canzone di Dante ricordava proprio l'aspetto diciamo
fondamentalmente legato a una condizione di assenza di uno scopo alto. Dante, appunto, è in qualche modo colui che dovrebbe rappresentare un obiettivo altissimo per tutta la nazione ed è proprio quello che i tempi moderni impediscono, è proprio quello che appunto non è possibile, diciamo, riuscire ancora a ottenere quando appunto tutto nel tempo presente, nel tempo diciamo della storia ormai per Leopardi privata della sua grande funzione di gloria e di esaltazione dei valori più propriamente umani è diventata invece soltanto ripetizione, vuoto, noia. Quindi all'interno di una condizione che è quella naturalmente del monumento di Dante concreto, si innesta per Leopardi una condizione umana e spirituale molto più ampia, molto più elevata. E questo è fondamentale per Leopardi, ovviamente questo è diciamo, uno degli obiettivi della poesia, far sentire anche dentro la storia appunto quello che diciamo, ogni essere umano sente per sempre. Dante però invece rappresenta un punto di riferimento fondamentale subito dopo l'unità. Dopo il 1861 si pensò subito a trovare questi punti di riferimento per l'Italia che finalmente era unita, sia pure ancora parzialmente, e uno di questi grandi eventi è stato proprio la celebrazione dantesca del 1865 con appunto tutti gli eventi a Piazza Santa Croce e l'inaugurazione del monumento che tuttora vediamo. In realtà in origine era vicino appunto al centro della piazza, insomma più o meno collocato al centro della piazza, adesso è spostato invece, come tutti sappiamo, a fianco della facciata di Santa Croce, ma quello che ancora una volta ci colpisce è che un evento così importante, la nascita di un monumento nuovo e fondamentale per appunto l'intera Italia, sia stato legato a Dante. Quindi ovviamente c'erano i grandi patrioti, c'erano le esaltazioni dei personaggi che avevano fatto l'unità d'Italia, ma nello stesso tempo, appunto, c'era il pubblico, c'era diciamo una grande partecipazione legata a un poeta. Quindi si giustificano le tante interpretazioni che all'epoca vennero ovviamente proposte per Dante, quelle diciamo che lo vedono partigiano e Ghibellin Fuggiasco, quelle interpretazioni che invece lo vedono come esaltatore della fede cristiana e semmai responsabile anche di una giusta e corretta divisione di poteri. C'erano appunto tanti elementi in Dante che potevano essere sottolineati e in questo senso appunto Dante diventava non soltanto il padre della patria, il padre della lingua italiana e diciamo tutta una serie di elementi e di realtà che appunto sicuramente potevano essere condivise e accettate da tutti, ma era anche di più, era anche appunto colui che creava delle aspettative, delle possibilità di interpretazione anche del futuro. In questo senso, naturalmente, l'aspetto profetico di Dante fu poi perfino esagerato. Sappiamo che per identificare il veltro si arrivò, diciamo,
alla fantasticheria, ma purtroppo spesso di tipo ideologico, il veltro come Mussolini, il veltro come il duce, il dux addirittura del 510-5, che venivano incarnati da un potere dittatoriale. Tutto questo purtroppo era quasi scontato, ci si può impossessare di un grande poeta anche forzando e stravolgendo quelle che sono in questo caso diciamo verità storiche acquisite. Dante ovviamente con i grandi liberatori e con le profezie riguardo a un riscatto dell'Italia o in particolare di un allontanamento dalla lupa cupidigia, ovviamente non pensava a un personaggio di secoli dopo, ma pensava a un imperatore o forse appunto specificamente a Rigo VII nel caso del 510-5 e diciamo ci sono prove evidenti a livello testuale, ecco a che cosa serve la critica, che solo così si può interpretare i passi dell'inferno, del purgatorio, eccetera. Ma le forzature sono possibili. Ecco, uno degli insegnamenti che il Dante D potrà darci è che c'è sempre da distinguere fra la possibilità di leggere ancora un testo tenendo conto delle sue caratteristiche non modificabili, rispetto appunto invece alla lettura assolutamente non giustificata, quindi quella che anche Umberto Eco avrebbe chiamato la deriva dell'interpretazione, e in questo caso appunto dobbiamo essere quanto mai attenti. Creatività a partire da Dante sì, ma invece reinterpretazioni forzate no. Questo ce lo dice appunto anche la storia, ce lo dice anche quello che è avvenuto, dall'esaltazione del 1865 alle mistificazioni legate magari invece al 1921 e a quanto appunto diciamo accade sotto regimi dittatoriali, ecco c'è una differenza ovviamente fondamentale. Ma appunto ci sono ancora degli elementi che vorrei ricordare, per esempio, appunto, a fine 800 un altro monumento meno noto adesso, ma importantissimo, quello di Cesare Zocchi del 1896, appunto, inaugurato a Trento anche per segnalare che ancora c'era una parte d'Italia da unire, c'era una parte d'Italia che doveva essere in qualche modo riscattata da una condizione di diciamo appartenenza a un altro tipo di potere, a un altro tipo di impero. Ecco, questo monumento diventa fondamentale per Carducci, quindi per un altro degli autori che in qualche modo ha segnato la storia e la fortuna di Dante, ma che non diciamo adesso ricordiamo più con il merito che ha avuto. Eppure Carducci, appunto, per l'unità d'Italia e per quanto riguardava la rinascita della nostra letteratura, ha fatto tantissimo. Ha fatto molto ovviamente per tante iniziative fondamentali, la stessa società Dante Alighieri deve moltissimo a Carducci, e appunto questo monumento viene ricordato in rime e ritmi nel 1898, appunto perché, come dire, è il monumento che più da vicino Carducci sostiene e considera fondamentale per l'Italia ormai unita, ma che deve ancora trovare una prospettiva ulteriore di esaltazione delle sue potenzialità e di piena unificazione. Questo testo, appunto, meriterebbe un'analisi, ma è impossibile con questi strumenti, lo farei e l'avrei fatto appunto volentieri in una conferenza più lunga, però invito a rileggerlo e queste indicazioni, leggere Leopardi, leggere un testo di Carducci, seguire i monumenti di Dante, possono essere utili, credo, anche per la didattica, perché alle volte diciamo evitiamo di proporre ai nostri studenti parti della nostra storia, diciamo,
dall'Ottocento fino a oggi, perché le riteniamo retoriche, perché le riteniamo non più adeguate, ma invece riflettere su alcuni momenti fondamentali, appunto per esempio questo legame fra grandissimi poeti e le inaugurazioni o diciamo le varie tappe della fortuna di Dante nell'Ottocento, sarebbe un modo semplice per capire dove siamo andati, da dove siamo partiti e in che direzione appunto siamo poi ci siamo orientati. Perché? Perché effettivamente dopo questa fase di esaltazione di Dante e addirittura di riappropriazione non giustificata sotto il periodo fascista, Dante è diventato un monumento forse un po' lontano. Non sono stati più inaugurati grandi monumenti per lui, forse nel 2021 ci sarà qualcosa di nuovo, ma certamente dovremmo ripensarli, dovremmo pensare in modo completamente diverso le modalità per dare un segno che Dante è stato importante anche nel 2021. E nello stesso tempo, oltre la retorica, oltre tutto quello che adesso ci sembra fin troppo pesante da accettare di una storia che pure è stata la nostra, dobbiamo trovare i punti di forza, quelli che appunto anche adesso, al di là delle divisioni politiche o al di là dei pensieri di ciascuno, possono spingerci a considerare Dante uno stimolo. Ma in che senso? Uno stimolo prima di tutto alla nostra creatività, al non fermarci di fronte all'apparenza, al cercare sempre delle forme e delle formule diverse, nuove, per inventarci qualche cosa che sia significativo. In fin dei conti, Dante ha inventato un mondo. Certo, ha pensato all'Italia, certo, ha pensato alla storia, certo, è stato immerso nella politica, ma i suoi grandi personaggi sono personaggi che poi hanno subito soprattutto eventi drammatici, Francesca da Rimini come Ugolino della Gherardesca, oppure sono entrati nel mito, e ricordiamo Ulisse anche per la mostra che sarebbe bellissima e purtroppo non riusciamo a visitare a Forlì in questo periodo. E questo è il Dante che ci interessa, il Dante che resta per noi è quello che ha inventato prima di tutto le persone dentro la storia. Quindi, al di là dei monumenti, al di là delle vicende, al di là diciamo di quanto ci possa sembrare lontano ormai un mondo come quello appunto della nostra pur importantissima fase risorgimentale, ecco, dobbiamo capire che Dante resta attivo per noi, resta un punto di riferimento su come possiamo leggere la realtà. E ripercorrere anche delle tappe che ci possono sembrare lontane, ma invece sono state fondamentali e ci portano fino al presente, è comunque un modo per ricordare Dante e speriamo che lo si faccia spesso all'interno dei futuri Dante D. Grazie e un saluto a tutti in un momento così difficile, ma che sicuramente supereremo anche nel nome di Dante.